Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie. Sofiko De Goni, ex concorrente del Grande Fratello VIP, è tornata alla ribalta dopo un periodo di assenza dai social che ha destato preoccupazione tra i fan. La giovane si era recata a Parigi per lavoro durante la settimana della moda, ma è stata costretta a tornare in Italia in fretta e furia a causa del ricovero della figlia Céline Blue, che aveva la febbre alta e convulsioni. Sophie ha condiviso su Instagram una serie di video in cui racconta la difficile esperienza vissuta con la figlia in ospedale. La giovane madre ha ammesso di non aver mai affrontato una situazione del genere e di essere stata presa dal panico. Nonostante la situazione si sia risolta positivamente, Sophie ha dovuto affrontare anche le critiche degli haters che l'hanno attaccata per aver lasciato la figlia da sola per lavoro. Nel video, Sophie si mostra vulnerabile e scossa, ammettendo di essersi sentita in colpa per non essere stata accanto alla figlia in un momento così difficile. Tuttavia, ha anche ringraziato la madre per aver preso cura di Céline durante la sua assenza. La giovane ha confessato di aver vissuto un grande spavento e di aver imparato a gestire meglio le situazioni di emergenza. Nonostante le scuse e la vulnerabilità mostrata da Sophie, gli haters non hanno perso l'occasione per attaccarla e criticarla pesantemente per la sua assenza. Tuttavia, alcuni fan più comprensivi hanno dimostrato empatia verso la giovane madre, riconoscendo il grande spavento che ha vissuto. In conclusione, Sophie De Goni è tornata sui social con un racconto toccante della sua esperienza con la figlia malata, mostrando la sua fragilità e la sua forza nel fronteggiare una situazione inaspettata. La giovane madre ha affrontato le critiche con coraggio e ha dimostrato di essere pronta a proteggere e difendere.